Oltre a ricordo, dedicheremo questa giornata dei lavori a Marcello Moghionori. Approfitto pertanto, proprio in questa carica di segretario generale, per farvi conoscere anche un po' la nostra attività seminariale, quindi oltre a quella della segreteria della conferenza, il CINSEDO sta svolgendo in questo periodo proprio una serie di seminari. Uno è dedicato alle tematiche dell'Unione Europea, un altro molto importante che sta seguendo sempre Alessia Grillo è quello dedicato ai temi dell'autonomia e dell'articolo 116 della Costituzione. Ne abbiamo fatto uno recentemente la scorsa settimana sui temi, sugli aspetti dell'equilibrio di bilancio, quindi gli aspetti economici e finanziari, e diciamo proseguiremo questa attività. Quindi ben si è inserito questo seminario di cui volevo ringraziare per tutta la collaborazione i colleghi dell'ANCI su questo tema rilevante e lasciare alcuni spunti diciamo di riflessione agli ospiti di questo convegno. Il 21 febbraio è stata sottoscritta l'ipotesi del contratto. Si tratta del terzo contratto in ordine di tempo dopo quasi 10 anni di blocco contrattuale. Pertanto per il mondo delle regioni e dei comuni questo è un momento molto importante. Importante perché si apre una nuova fase della contrattazione collettiva che finalmente riprende la sua spinta, una spinta innovatrice. Dopo anni in cui l'unico leitmotiv è stato il contenimento della spesa del personale, il limite e il blocco delle dinamiche retributive. Ci siamo presentati quindi a questa fase, questo rinnovo della fase contrattuale dopo ben 2 trienni di blocco della contrattazione, basti ricordare il decreto legge 78 del 2010 e seguenti, con un sistema del lavoro pubblico considerevolmente modificato nella sua consistenza, sia qualitativa che quantitativa, nelle linee retributive e nella dinamica dell'ordinamento professionale, per effetto principalmente di interventi connessi di anno in anno con le manovre, di finanza pubblica. Lo stesso ordinamento del lavoro pubblico ha subito una fase di profonda trasformazione in connessione con l'attuazione delle deleghe previste dalla legge 124 del 2015 e in particolare di quelle riguardanti la complessiva revisione dell'impianto. Mi riferisco in particolare al DLGS 165 del 2001 e il DLGS 150 del 2010. Il sistema delle regioni e delle autonomie locali ha affrontato ed è ancora in atto un processo di riforma generato dalla legge 56 del 2014 che ha trasformato gli aspetti territoriali con una modifica anche del sistema delle competenze. Questo contratto, come sapete, riguarderà anche il personale delle province e potrebbe rappresentare una forza dal basso per intensificare, dopo l'esito del referendum, il rapporto tra le regioni, le province, le aree metropolitane e i comuni. Dovremo puntare anche sugli istituti contrattuali comuni per insaltare quella collaborazione istituzionale di cui hanno fatto cenno sia il presidente del comitato e sia Veronica prima, nel corso degli anni, anche su altri temi, ricordo tutti i nostri provvedimenti alla Stato Regioni, ci ha dato sempre, diciamo, un lavoro fruttuoso. Così come questa spinta innovatrice che occuperà, si spera, il prossimo governo e il prossimo Parlamento, riguarderà per noi anche le intese raggiunte in queste 3 regioni, Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, sull'articolo 116 della Costituzione. Si potrà delineare un federalismo a geometria variabile, rispetto al quale anche questo contratto potrebbe, per alcuni aspetti rappresentare un collante prezioso in termini di inquadramenti, di valorizzazione, di sinergia del personale. Gli elementi sinteticamente riportati rendono evidente che la sessione di rinnovo contrattuale rappresenta un momento di forte ripensamento degli strumenti di gestione dei rapporti di lavoro, al fine di favorire il sempre maggiore orientamento delle amministrazioni alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini, delle famiglie, delle imprese nei territori che noi governiamo. Ciò tanto più in una fase che richiede una pubblica amministrazione sempre più efficiente e semplice, tale da non rappresentare un costo improduttivo del sistema socio-economico del Paese, bensì uno strumento che favorisce la crescita e l'innovazione. Proprio su questi temi della crescita e dell'innovazione, la conferenza sta definendo in questi giorni, anzi domani verrà approvato già una prima bozza di documento,
denominato appunto Patto per la crescita, che vorremmo presentare al prossimo governo. Per quanto rappresentato, risulta evidente come sia ristretto lo spazio per le regioni di determinazione degli aspetti del trattamento giuridico ed economico del proprio personale tramite la legislazione, come peraltro risulta ormai da una costante giurisprudenza della Corte Costituzionale. Resta tuttavia una prerogativa di agire anche con spazi di autonomia più ampi sugli aspetti organizzativi e sulle discipline connesse, quali quelle riferite al conferimento degli incarichi di responsabilità. Questo aspetto va tenuto presente per favorire l'espressione dell'autonomia regionale e degli enti locali in materia organizzativa e per intercettare ogni opportunità di sviluppo delle rispettive macchine amministrative in coerenza con gli indirizzi di governo espressi dalle diverse amministrazioni. L'elemento portante di questa fase, che spero orienterà anche i lavori di questa giornata e nei prossimi mesi, è la ripresa, come si diceva prima, di questa forte collaborazione tra le regioni, i comuni, quindi l'ANCI e la Conferenza delle Regioni. Una collaborazione che da ultimo aveva dato, come dicevo prima, dei frutti in tutta la fase attuativa della legge Madia e che ha permesso i risultati in questa prima opera della revisione contrattuale. Una collaborazione sulla quale senz'altro punteremo per il futuro e, come avete sentito, stiamo già organizzando queste prossime tre puntate sul territorio. Per cui non mi resta che darvi appuntamento ai prossimi incontri e augurarvi a tutti un buon lavoro. Grazie.